il miglior conforto è quello che viene dalla preghiera. Carissimi fratelli e sorelle, pace e bene. Ancora un pensiero particolarmente stimolante da parte di Padre Pio in questo giorno 11 febbraio in cui ricordiamo e celebriamo la memoria delle apparizioni della Vergine Immacolata a Santa Bernadette Soubirous a Lourdes. E Padre Pio ci in fondo coincide con quanto la Madonna è venuta a chiederci. La Madonna ha chiesto preghiera, no? Ha chiesto preghiera e conversione. E Padre Pio oggi ci dice che il miglior conforto è quello che viene dalla preghiera. E penso che sia un pensiero importante che noi dobbiamo portarci nel cuore. Quante volte nei momenti in cui siamo nella sofferenza, nella prova, o magari soffriamo per un torto ricevuto, per una calunnia, ecco, per un'ingiustizia che abbiamo subito, per una ostilità che qualcuno in modo ingiusto ci dimostra, noi cerchiamo spesso conforto negli altri, andiamo ad elemosinare conforto e comprensione nelle persone, raccontiamo, magari cadiamo anche talvolta nella mormorazione, nel giudizio, non ci rendiamo conto che in effetti questo non porta nessun giovamento alla nostra anima. Padre Pio ci dice: in quei momenti in cui ti senti ingiustamente perseguitato, offeso, in cui ti trovi nella difficoltà oppure in un'aridità spirituale, è la preghiera, la medicina che può portare sollievo, conforto, forza alla tua anima per vivere quel momento che si è accettato con amore. Se vissuto nell'ottica della fede, può diventare fecondo di grazie per te, per la tua vita spirituale, un momento di crescita, un passo in avanti della maturità spirituale. Se invece lo sciupi con il mormorio, con il giudizio, con la mormorazione, ecco, con il parlare a destra e a manca, magari tu sciupi quell'opportunità, quell'occasione e in fondo poi rimani tale quale, ti porti sempre dentro questa ferita che non guarisce ma che sanguina sempre. Nella preghiera, nel rapporto con il Signore, aprendo il tuo cuore al Signore, confidando al Signore le tue pene, affidandoti al suo spirito di consolazione, troverai quella pace che nessun uomo, nessuna persona su questa terra ti potrà dare. E allora ecco Padre Pio che ha fatto esperienza di questa realtà, quindi ci insegna davvero maestro, perché lui per primo ha sperimentato questa realtà, ci esorta a trovare nella preghiera, nell'abbandono fiducioso nel Signore, il conforto che inutilmente cercheremmo altrove. E allora seguiamo l'esempio di Padre Pio e se stiamo vivendo una situazione del genere, ecco, cerchiamo, ecco, di insistere con la preghiera e troveremo lì quella pace, quella serenità, quella capacità anche di perdonare e di dimenticare che difficilmente potremmo trovare altrove. Pace e bene a tutti.